Il libro che stiamo per raccontare adesso è un libro particolare che noi desideravamo raccontare da tempo, perché è un libro di confronto, è un libro che ha veramente un significato polisemico, potremmo dire. Il libro si intitola Terraneo. Marino Amodio, Vincenzo Del Vecchio firmano questo libro per Gallucci Editore. Anzitutto, benvenuti a Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio nel posto delle parole. Benvenuti a voi. Grazie mille, grazie, grazie. Allora, Marino Amodio è l'illustratore e Vincenzo Del Vecchio è colui che crea le parole per le illustrazioni. O forse è sbagliato dire Allora, così. È sbagliato. posso, Livio, scusami, Prego. è il contrario. Ecco, ne ero certo che io avessi fatto questa cosa perché infatti adesso rivelo anche un piccolo particolare del dietro le quinte, mi ero fatto anche un foglio per precisarmi questo e non sbagliare soprattutto i nomi, non sbagliare tutto quanto. Quindi No, i cominciamo nomi però. sono corretti. Cominciamo veramente in maniera molto bella questa cosa. E fa parte della pluralità, fa parte dello scambio di tutto quanto. Anzitutto io vorrei fermarmi per qualche istante proprio su questo titolo, perché è un titolo questo molto importante, che non può non incontrare la curiosità. E tra l'altro è un libro che ha riscontrato un parere veramente molto favorevole da parte dei critici, dei lettori, ma in particolar modo le recensioni che sono su questo libro Terraneo sono delle recensioni veramente molto, molto belle. Chi vuole cominciare a raccontare il titolo di Terraneo? Comincio io. Bene. Il titolo è chiaramente un piccolo gioco di parole sul Mar Mediterraneo e abbiamo troncato l'inizio della parola immaginando così un'isola che fosse precedente al mare. Quindi mantenendo un chiaro riferimento al Mare Nostro, focalizzandoci più sulla parte terrena di questa geografia, generando così quest'isola di contrario. Ecco, ed è veramente giocando su questo contrario, su questo contrasto, che è proprio sul contrasto che crea il confronto, perché il confronto nasce anche da questo, dal contrasto, ed è un contrasto veramente molto particolare. L'editore Gallucci propone sovente delle edizioni particolari, ma questo senza dubbio è sicuramente molto particolare. È particolare per le immagini, è particolare per quello che racconta. Ecco, entriamo adesso nell'immagine. Per entrare nell'immagine, entriamo subito, Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio, nell'immagine di copertina. Adesso le domande sono per tutti e due, poi piano piano andremo a scoprire voce per voce. Ecco, chi racconta l'immagine di copertina? Beh, la racconto io come illustratore. L'immagine di copertina rappresenta l'unica città che abbiamo inventato in questo nuovo mondo, in quest'isola, che è Scilla Cariddi. Scilla e Cariddi sono i due mostri che nell'antichità si pensava abitassero nello stretto di Messina. E quindi in questa operazione di rivoltare. In questa operazione di inversione del mare e la terra, questi due titani, questi due mostri marini sono emersi e sono i due titani che difendono questa piccola lingua di terra tra il lago Sicilia e il mare di Calabria. E sono due città uguali e contrarie che sono a baluardo di questa piccola lingua di terra. Ed è proprio questa immaginazione del contrario che è un elemento, molto importante, l'elemento del contrasto, l'elemento che fa da sfondo, ma diventa anche il protagonista, sia nelle immagini di Vincenzo Del Vecchio, sia nei testi di Marino Amodio. Però una domanda, forse è una domanda veramente molto banale, Vincenzo Del Vecchio, ma è più corretto parlare. Per quanto riguarda i libri illustrati, è più corretto parlare di disegni o di illustrazioni?
Qui io ho una, la mia idea è disegni, decisamente. Non so, forse io comunque sono un illustratore, faccio l'illustratore, ma in realtà sono molto legato all'idea antica del disegnatore. L'illustrazione spesso, forse io la vedo molto più legata a l'illustrazione che dei quotidiani, l'illustrazione della pubblicità. Il disegno, in quanto disegno, ha una sua forza comunicativa e narrativa, e quindi forse preferirei vederla in questo modo, anche se chiaramente l'accezione di illustratore, quella contemporanea, quella là usata maggiormente, è questa qui. Comunque io sono illustratore e sono i libri illustrati, però l'idea di pensare al disegno mi piacerebbe di più. Altro che, anche perché, sì, perché de signum, se andiamo al significato originale di questa parola, una parola molto importante che ha anche una sua responsabilità. E rimaniamo con il disegno, i disegni di Vincenzo Del Vecchio. E apriamo il libro Terraneo, e le sguardi di copertina ci portano veramente quasi a un mondo d'antan, perché c'è una cura, una tale cura nella scelta dei colori, nella scelta delle forme e soprattutto nelle mezze tinte, veramente molto molto particolare. Ecco, e poi incontriamo l'isola di Terraneo. Ecco, qui chi è che non ha mai sognato guardando un Atlante? Non so, oggi, Vincenzo Del Vecchio, se i ragazzi di oggi sognano ancora mettendo il dito e seguendo le strade, i fiumi e così via, guardando le carte geografiche, ma questo libro ti porta proprio a fare questo, ad avere questo dialogo fisico anche con le immagini. Ecco, adesso sbarchiamo sull'isola di Terraneo. Ecco, il disegno nasce in che modo per raccontare una storia, Vincenzo Del Vecchio? Beh, in questo caso il disegno e la storia sono nati insieme, e sicuramente la mappa di Terraneo, come dicevi tu, una mappa è un pretesto di racconto, e guardando una mappa uno immagina le diverse terre, i mari, gli anfratti, le forme che ha la terra, che ha il mondo che tu stai immaginando e hai disegnato, ed è molto più semplice partire con una storia. Noi siamo partiti da quella mappa, è stata forse il primo disegno insieme proprio alla copertina. Quei due sono stati i primi disegni che hanno dato forma a questo mondo, due zoom diversi, quello della mappa e quello invece di una delle città che affaccia su una delle città di quest'isola, sono state il pretesto per immaginare questo mondo e camminare per quest'isola, attraversarla e raccontare le storie di quel popolo che abita quell'isola e le città che ne fanno parte. E raccontare il popolo, raccontare le città, raccontare la terra di Terraneo, è il compito di Marino Amodio. Lunghi e continui erano i cammini che la attraversavano. Così comincia, se non sbaglio, questa storia intitolata Terraneo. Ecco, sarebbe uno sbaglio dire che le parole sono a commento delle immagini, perché le parole, se noi guardiamo bene queste immagini, le parole sono parte dell'immagine, non sono un di più, non sono altro, non sono una didascalia, non sono altra cosa. Le parole veramente accompagnano l'immagine. E direi ancora un'altra cosa, Marina Modio: se questa storia noi proviamo a leggerla a mezza voce o ad alta voce, acquista ancora un sapore ancora diverso, ed ecco che l'attraversamento della parola all'interno dell'immagine, del disegno, si completa. Oppure sbaglio, Marino Amodio? Ma non sbagli, la concezione di questo progetto editoriale si fonda su una nostra convinzione. Quando uno parla di libri illustrati è un po' fuorviato dal termine,
perché qui non si tratta di illustrare un libro, si tratta di utilizzare due lingue, quella dell'immagine e della parola, per raccontare un'unica storia. Quindi la complementarità di questi due linguaggi è l'obiettivo da perseguire, non illustrare delle parole o accompagnare dei disegni, altrimenti vi sarebbe la perdita di un potenziale, oltre che una subitanza di due linguaggi. Quello che è stato il nostro intento nell'approcciare a questo progetto era di far convivere e farsi completare l'uno dall'altro all'interno delle reciproche aree di competenza. Quindi questo libro non può esistere guardando solo i disegni né leggendo solo il testo, perché si perderebbe quasi la metà. Questa era per noi l'idea quando abbiamo cominciato questo libro. Perché se c'è questa completezza si va a costruire qualcosa di molto importante, no? Si va a costruire il mito nella maniera più bella, nella sua forma migliore, il mito del Mediterraneo. Questo libro, a proposito di mito, è un libro che pone anche qui il contrasto che c'è intorno e attraverso il Mediterraneo. Perché oggi come oggi, secondo voi, lo chiedo a Marina Modio, per esempio, il mito del Mediterraneo in che cosa consiste, ammesso che ancora ci sia? Ma domanda un po' impegnativa. Il punto è che il Mediterraneo è una terra comune, per quanto non sia calpestabile. E questo è un dato di fatto, non è opinabile. Noi abbiamo raccontato questa terra tramite la sua linea di confine, che, se fai caso, è l'unica cosa che rimane invariata nel nostro mondo mediterraneo e quello della nostra geografia. Invertendo i due mondi, ciò che rimane identico è questa linea, che è formata di tutte quelle persone che vivono metà sulla terra e metà sull'acqua. Quindi questa condizione è profondamente consolidata all'interno delle culture del Mediterraneo. Non bisogna mai pensare di poterne fare a meno. Quindi il mito del Mediterraneo oggi è semplicemente una presa di coscienza rispetto a un'appartenenza alla propria terra e un'appartenenza a una terra condivisa, che, seppur fatta d'acqua, è esattamente la metà di noi che viviamo su questa linea. Metà è Mediterraneo, per l'appunto, a metà tra le terre. E invece Vincenzo Del Vecchio, questa storia non può, riservata, tra l'altro vorrei ricordare, è un libro per bambini, è un libro per adulti, non ha alcuna età questo libro, ha solamente l'età di avere la curiosità nello sfogliarlo, nel leggerlo, e soprattutto uno dei valori importanti, credo e spero, di questo libro sia quello del leggerlo insieme, perché Terraneo va letto insieme, e questo è molto importante, insieme come il famoso mito di Atlantide. Non possiamo non leggere questo libro, non guardare le immagini e non pensare al mito di Atlantide, al mito di Ulisse. Ecco, nella creazione dei disegni, Vincenzo Del Vecchio, c'è anche questo, c'è anche un po' di Atlantide, c'è anche del desiderio di Ulisse di andare per mare, della conoscenza. Sì, tantissimo. Mi ricordo da bambino uno dei miei libri preferiti era un'Odissea illustrata, che aveva come prima immagine, molto simile a Terraneo, la mappa del Mediterraneo e la mappa di tutto il viaggio di Ulisse e il suo avanti e indietro per il Mediterraneo. E in ogni punto del Mediterraneo c'era qualche figura mitologica che lui incontrava, e questa cosa mi ha affascinato sempre tantissimo. Noi abbiamo cercato di trovare tanti miti di fondazione, di luoghi, tipo per Atene c'era una diatriba tra Atene e Poseidone sulla fondazione della città di Atene, che nel mito, come scritto oggi, è una lotta che ha vinto Atene, ma nel nostro mito mediterraneo è una lotta che ha vinto, ci è piaciuto pensare che invece fosse stata vinta da Poseidone. E infatti la città di Atene ha la forma del dio del mare. Quindi abbiamo fatto un lavoro puntuale, luogo per luogo, città per città, nel farci
nel farci ispirare da diversi miti e diverse storie che sono parte di ogni luogo del Mediterraneo. Luoghi del Mediterraneo che sono anche le città, Marina Modio, le città, per esempio, la città di Venezia, e a sud, per esempio, la città del Cairo, no? E poi c'è la città di Atene, perché Atene è su tutte la città forse che ha un fascino particolare per tutti noi, ma per voi Atene è la città dove esiste una cosa straordinariamente particolare: le preghiere hanno forma di colonna, ecco. Per arrivare alla divinità, per innalzare lo sguardo, ci sono le colonne che aiutano forse le persone nel loro essere umili, nel loro essere così, così terrestri, e la colonna ci fa guardare il cielo. Ecco, questo è veramente uno spunto straordinario. Ogni persona ha una colonna, quindi ha una preghiera, e questo ci porta a veramente una grande fantasia, e anche, se vogliamo, più che una fantasia, ha una intuizione anche molto intima di quello che è, o di quello che può essere, per esempio, la spiritualità, e torno anche alla mitologia, Marina Modio. Assolutamente. In questa operazione della scelta della città e della, in qualche modo, fondazione di tante nuove città, abbiamo provato a incontrare varie tematiche che ritenevamo importanti all'interno della cultura mediterranea. Quella di Atene è stata una città anche tardiva nella sua concezione, dove abbiamo voluto ragionare un po' di più su quello che era l'aspetto più intimo e immateriale delle culture che vivono il Mediterraneo. Così, data anche la nostra formazione da architetti, siamo perfettamente coscienti che una città non è altro che la restituzione formale di una cultura e di tutto ciò che forma una popolazione, comprese le sue speranze e le sue preghiere, che spesso coincidono. Così Atene, nella nostra isola, è diventato l'emblema di quella che è un'insicurezza che è comune a qualunque essere umano, che ha preso una forma vera, una forma fisica, all'interno del quale poter affidarsi, che non è altro che la nascita di ogni chiesa. Noi l'abbiamo estremizzata un po', portandola ad essere il principio fondativo di un'intera città, immaginando che, visto che il popolo era unico, avesse scelto determinati punti per sviluppare quelle che erano dei sentimenti comuni. Quindi Atene era il punto in cui si destinava questa piccola porzione di terreno a quelle che sono gli aspetti più personali, intimi e religiosi. Hai citato poco fa che la vostra formazione è formazione di architettura, e io credo che sia un elemento importante da prendere in considerazione questo nella costruzione, anche sia da una parte delle immagini, ma anche della costruzione del testo, e andando proprio ancora dentro allo sviluppo del libro stesso. Qui c'è un'architettura sia storica, ma soprattutto un'architettura dell'umanità. Ecco, mi piace pensare, rivedendo questo libro alcuni giorni fa, mi è venuto in mente proprio questo, pensando al vostro background culturale e di studio. L'architettura dell'umanità può essere uno spunto anche per dare un senso anche al vostro lavoro? Assolutamente. L'architettura non è altro che un tentativo di costruirsi un posto che sia in grado di accoglierci, che sia in grado di sopperire a quelle che sono delle esigenze. Tutta l'architettura, a partire dalla propria casa fino ai monumenti che dovrebbero rappresentare quello che è il sentimento comune, non sono altro che l'architettura dell'umanità in forma tangibile. Quindi, se si guarda con questo sguardo alle città e ai vari paesi del mondo, si capirà come tante differenze formali o urbanistiche derivano nient'altro che dalla scelta di vivere in un determinato modo o la scelta di credere in un determinato modo. Quindi non siamo altro che artefici di pietra su pietra di quello che è una versione, diciamo, immobile di noi stessi come popolo, ognuno scegliendo quello che
è la forma che più aderisce a una personalità, che chiaramente non è del singolo ed è della collettività, generando poi un'architettura dell'umanità, come dicevi tu. E adesso, Vincenzo Del Vecchio, ritornando ai disegni di questo albo illustrato, anche qui questa definizione che si usava, io torno indietro nel tempo con la parola albo illustrato, perché è veramente una definizione di Dantin, ma fa capire veramente che cos'è. Vincenzo Del Vecchio, invece, a quale città sei più appassionato, più affezionato dal punto di vista proprio dei disegni di Terraneo? Beh, sicuramente Scille Cariddi è la prima che ho disegnato, e una delle prime che abbiamo pensato, e sicuramente quella lo è per affetto, perché è la prima nata. Poi dopo, con il tempo, riguardandole, Atene ne abbiamo parlato tanto, ed è stata forse l'ultima invece. E quindi anche quella, ma forse, ripensandoci ancora, Istanbul sono tre donne ispirate alle grazie di Canova o ai dipinti di Botticelli, e sono tre donne che si tengono la mano come un luogo di incontro tra diverse realtà. Istanbul, io la penso, e noi la pensiamo come un luogo che tuttora unisce tre grandi continenti. E anche morfologicamente Istanbul incorona lo stretto del Bosforo ed è divisa dall'acqua. Quindi ritorna questo tema dell'acqua che divide ma unisce, e forse Istanbul è l'emblema di questo gioco di divisione e unione che appunto fa il mare. Una favola sul legame che unisce i destini delle terre bagnate dal Mediterraneo, un viaggio alla scoperta delle città invisibili che ne accarezzano le coste e dello spirito dei loro abitanti, quelli che vissero forse un tempo e quelli che le popolano oggi che siamo in un tempo di migrazione continua. Questo libro può aiutarci a far aprire lo sguardo, a guardare negli occhi le persone che arrivano da terre lontane, lontane sì, ma sono terre che ci appartengono in ogni modo, anche guardando la storia. Questo libro che abbiamo attraversato insieme con gli autori, intitolato Terraneo, Gallucci Editore, il libro con le parole di Marino Amodio e i disegni di Vincenzo Del Vecchio. Prima di salutarci, Marino Amodio, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ma ho appena finito di leggere Zazie nel metrò. Oh, di Raymond Queneau. Raymond Queneau. Esattamente, che trovo veramente un autore eccezionale nella sua enorme cultura e capacità di divertirsi tramite questa e non di giocare con le parole e di trasportarti in un mondo anche un po' pazzo, fatto da chi ha scelto di giocare, non per incapacità di fare di più, ma per la voglia di approcciare con leggerezza anche a quello che è il tema grande della letteratura. Quindi in questo momento è la persona, cioè è il libro a cui mi sento leggermente più legato. Tra l'altro una bellissima storia, Zazie, questa ragazza un po' insolente, no? Con un bel caratterino, siamo a Parigi se non ricordo male negli anni 50, lei vorrebbe vedere il metrò, però succede qualche cosa che glielo impedisce, non lo rivelo perché magari gli ascoltatori, i prossimi lettori possono avvicinarsi a scoprire Zazie nel metrò di Raymond Queneau. Mentre per Vincenzo Del Vecchio, qual è a questo punto il tuo libro della compagnia di questi giorni? Allora, a questo punto voglio raccontare una cosa particolare. Io, quando disegno, visto che i miei disegni sono molto, quasi da incisore di altri tempi, molto minuziosi, io ho bisogno di davvero molto tempo per finire una tavola, e quindi sto tantissime ore seduto, e una cosa che mi fa compagnia sono gli audiolibri. Quindi, che mi fanno compagnia mentre disegno, perché davvero devo stare tanto tempo. E ultimamente ho ascoltato Le Mille e Una Notte,
quindi audiolibri lunghissimi che possono accompagnarmi in una settimana di lavoro. Questa settimana è stata una settimana che Le Mille e Una Notte mi hanno accompagnato nei miei disegni. Ma che bello, Le Mille e Una Notte poi ben attraversa anche Terraneo, perché c'è veramente anche di questo. Però sono curioso di una cosa, Vincenzo Del Vecchio, prima hai detto che c'è un certo tempo anche molto lungo nel creare queste tavole, perché se si vedono sono molto minuziose, sono delle cose straordinariamente dettagliate. Ecco, per creare una tavola, per esempio l'immagine di copertina, quanto hai impiegato? L'immagine di copertina fa eccezione perché l'ho fatta a più riprese, ci ho messo quasi un mesetto, ma in realtà il tempo che impiego per un disegno intero è 7 giorni buoni. Credo che sia un lavoro veramente di cesello artigiano, è un lavoro di mente e anche di cuore, oltre che di grandissima bravura. Intanto noi ringraziamo per il libro Terraneo, edizioni Gallucci, ringraziamo Marina Modio per le parole del libro e Vincenzo Del Vecchio per i disegni sempre di Terraneo. Grazie ancora a voi e buon viaggio attraverso Terraneo. Grazie a te. Grazie mille.